Eravamo nel mese di dicembre del 76 e la morte di questo ragazzo, di Francesco Vinci, ha prodotto a Cittanova e anche nel comprensorio un'ondata proprio di sdegno. Infatti è stato un funerale partecipatissimo, c'era moltissima gente proprio indignata, anche perché Franceschi cominciava ad essere conosciuto, lui era nel consiglio, un po' di istituto, lì a scuola, quindi il liceo scientifico di Cittanova era gruppo un po' ragazzi che venivano dai paesi vicini, quindi questo ragazzo cominciava ad essere conosciuto già, era impegnato politicamente nella Federazione Giovanile dei Comunisti, quindi e lo ricordo come ecco, una reazione positiva in fondo a quel funerale. Ci dicevano che le manifestazioni da lì in poi certo, cominciava proprio a maturare un po' quella classe politica poi che negli anni Ottanta ha prodotto un po' anche i nuovi sindaci, no? Gli anni 90 più che gli anni 80. Ma niente, all'epoca, diciamo dal 70, tra gli anni 70 e gli anni 80, periodo di gravi morti, insomma, la piana, che epoca? Sì, come si stava? Ma io credo in quell'epoca un pochettino, sì, erano anni in cui che poi un po' è la storia della piana, no? Cioè io credo che nella piana noi abbiamo, normalmente abbiamo una forte presenza della 'ndrangheta e una forte presenza di gente che lotta alla 'ndrangheta. Un po' questi due elementi secondo me contraddistinguono la storia della piana. In alcuni momenti magari prevale più l'una o l'altra, però credo che sostanzialmente la storia della piana degli ultimi 40 anni, 50 anni sia stata segnata ecco, da questa lotta tra due movimenti, cioè un movimento antimafia e la mafia che o in un modo o in un altro ha cercato sempre di delinquere e di opprimere il territorio. Adesso, questo decisione del funerale stesso è stata una risposta, cioè un funerale di un ragazzo che tu ti ritrovi con diverse migliaia di persone è già una risposta, quindi è una risposta forte per quei tempi, capisci? Tieni conto che in quegli anni la gente ancora aveva paura, erano gli anni in cui, se vogliamo, il movimento antimafia vero incominciava a nascere seriamente, la gente non aveva ancora coscienza di che tipo di oppressione, appunto, in che tipo di oppressione tenesse la gente la mafia. Quindi credo che sì, da allora, ecco, anche perché poi tieni conto che in quegli anni erano gli anni in cui nasceva il mito dell'industrializzazione, no? Non ci dimentichiamo che siamo dopo il Moto di Reggio, dopo il pacchetto Colombo, a Gioia Tauro incominciavano a sbancare per fare spazio al quinto centro siderurgico e poi tutti gli avvenimenti che sono seguiti, il nuovo centro siderurgico, poi la centrale a carbone, la lotta contro la centrale a carbone, quindi il referendum in alcuni comuni della piana contro la centrale a carbone, che è stata forse quella una pagina tra le più belle della piana, la risposta, quella è stata quindi sì, appunto. C'è una cosa che mi ha colpito nell'intervista di una volta lavorato, lui diceva, a un certo punto abbiamo lottato per una vita, diciamo, fino al 74-75 per il lavoro, diciamo, per l'occupazione. Da un certo momento in poi, con questa storia del centro di Deluglio, da dentro a Carba ci siamo resi conto che dovevamo spostare l'asse del nostro intervento. Non dovevamo più stare solo per il lavoro, perché ci rendevamo conto che il lavoro significava favorire la mafia. Sì, è stato un paradosso, ma è stato un paradosso secondo me perché la classe politica
nazionale e regionale che in quegli anni cominciava a nascere seriamente, ha tenuto il sacco alla mafia. Perché è stato un paradosso, cioè è chiaro, prima sì, mentre ecco, la classe bracciantile, i sindaci simbolo che allora in fondo in positivo erano come Tripodi e Peppe Lavorato, ecco, quindi con i sindacati conducevano una battaglia per il lavoro, a un certo punto chiaramente hanno dovuto un po' cambiare rotta o assieme al lavoro dire che bisogna lottare contro la mafia, perché di fatto per la complicità della classe dirigente, secondo me a livello, a tutti i livelli, di fatto in quel periodo la mafia si è inserita molto bene nel lavoro di sbancamento e poi nel lavoro del porto e via dicendo. Sì, sì, in tutti i grossi appalti, quindi è arrivato il denaro e stranamente la mafia si è inserita, per cui nel momento in cui tu lottavi a favore per il lavoro ti dovevi effettivamente lottare contro la mafia. Questo è stato un paradosso, però un paradosso voluto dalla politica, è stata una scelta politica in chiaro e tondo, cioè che ancora ha i suoi strascici, cioè abbiamo modo di vedere la connivenza mafia politica è palpabile anche oggi, quindi al di là di alcune sensibilità. Dico, ci sono stati dei tentativi, no? Delle forze dell'ordine, anche del movimento, di tenere separate le cose, però alla fine poi. No, no, ma alla fine non ci si è riuscito, perché ti ripeto, nei centri del potere di fatto si è inserita alla grande. In Cina c'è stata una connivenza, per cui a un certo punto, ecco l'altro paradosso, la classe politica da Roma diceva non mandiamo più soldi in Calabria perché altrimenti non facciamo altro che dare soldi alla mafia, e poi ecco, facevano il bello e il cattivo tempo.